Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Allora, sono contentissimo perché il mondiale di Pokémon è stato vinto da un italiano. Giuro, sono veramente, veramente felice. Si chiama Luca, colui che è riuscito in questa impresa e ovviamente è diventato famosissimo. È diventato famosissimo perché ne ha parlato anche il TG. Racconta tutto Giorgia Cardinaletti. Campione del mondo, Luca Ceribelli, 21 anni, da Bergamo alle Hawaii, Honolulu. Vince la Pokémon World Championship, l'evento più importante per gli allenatori dei famosissimi animali immaginari. Guardate lui, Pikachu, e capite di chi stiamo parlando. Protagonista assoluto della serata tra trofei e pupazzi. Ceribelli ha vinto contro il giapponese Yuta Ishigaki, aggiudicandosi il premio di $30.000. Un percorso lungo e regole ben precise per partecipare. La sfida è virtuale, si collezionano punti durante le gare di campionato. I migliori hanno accesso al mondiale. La finale è uno show streaming mondiale, pubblico in sala, conduttori e commentatori, collane di fiori, palme e spettacolo di luci. Sul palco emozionato lo studente italiano. Il momento più bello? Festeggiare con i miei amici. Voglio condividere questo risultato con loro e con tutta la comunità italiana. Thank you so much. Thank you for your support and congratulations again, Luca, your world champion. Ovviamente un po' di pagina Instagram. E sono anche felicissima che un italiano abbia riconquistato il titolo dopo ben 11 anni. Infatti, se non sbaglio, l'ultima volta che un italiano l'ha vinto era nel 2011 o qualcosa di simile. E niente, chiudo qua il video subito perché non voglio dilungarmi. È già stato annunciato che saranno i prossimi campionati mondiali del prossimo anno, 2025-2026. E niente, io vi ringrazio per la visione, al prossimo video. Ciao a tutti!